Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Signor Presidente, signor Ministro, porto il saluto, la stima, la gratitudine delle donne e degli uomini del Dipartimento della Protezione Civile. La medaglia d'oro è un riconoscimento di grande significato che onora tutto il sistema di protezione civile e testimonia l'impegno incessante e generoso profuso dal personale del Dipartimento, dalle diverse componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile che sono oggi qui rappresentate, ed in particolare delle migliaia di volontarie e di volontari che hanno assicurato il proprio contributo alla risposta organizzativa, logistica ed operativa in termini di contrasto alla diffusione epidemiologica. Signor Presidente, mi consenta di rivolgerle il più sincero ringraziamento, anche a nome di tutto il Governo, per aver voluto conferire alla Protezione Civile Nazionale la medaglia d'oro a valore civile, a seguito dell'attività di coordinamento svolta durante la drammatica emergenza sanitaria da Covid-19. È il più autorevole riconoscimento alle tante persone, donne e uomini, che compongono l'articolato sistema nazionale di protezione civile. Persone che con passione, tenacia e competenza, nel silenzio del dovere, hanno saputo profondere ogni energia per affrontare e, ove possibile, neutralizzare gli effetti devastanti di un nemico sconosciuto, apparso per qualche tempo persino invulnerabile. In occasione della diffusione sull'intero territorio nazionale del virus SARS-CoV-2 e dalla relativa dichiarazione di stato di emergenza, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurava con proprio personale un costante, capillare ed efficace coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, fornendo prova di ammirevole abnegazione ed alto senso dello Stato, assicurando la più idonea risposta organizzativa, logistica ed operativa in termini di contrasto alla diffusione epidemiologica, consentendo il superamento della fase emergenziale e riscuotendo unanime riconoscenza e vivo apprezzamento da parte della comunità nazionale.